canale. Siamo qui per la solita decorazione agenda. Siamo già alla settimana 47. Tra un po' finisce l'anno e quindi cominceremo poi a decorare l'agenda nuova. Andiamo a decorare la settimana, che è quella che va dal 20 al 26 di novembre. Spostiamoci sulla mia scrivania e iniziamo la decorazione. Eccoci qui, iniziamo con la decorazione. Sarò ripetitiva, ma ragazzi, voglio fare ancora una decorazione un po' unicornosa. Allora, utilizzerò il washi che avevo acquistato tempo fa da AliExpress, questo, e vado subito a metterlo. Per fare i bordi invece utilizzo questo slim tutto glitterato sui toni del rosa. Voglio usare i clear stamp che ho ordinato da AliExpress e che mi sono arrivati, quindi questi qua con gli unicorni. Vado a prendere la mia il mio stamping tool e allora vediamo un attimo, potrei fare questa qui così, qua una bella farfallina, il cuoricino, e una bella scritta Friends in questo modo. Chiudiamo la mia Precision Press e facciamo attaccare i timbrini. Andiamo ad inchiostrarli. Ho deciso di usare i Distress Oxide e farò l'unicorno viola. Cuore rosso. In azzurra. E la scritta friend la faccio in nero. Andiamo sul foglio e vediamo cosa facciamo. Ok, facciamo la scritta friend, direi forse che è meglio farli uno per volta. Sì, ma vi do ancora una passata. Perfetto, la scritta friends direi che è a posto, la vado anche a staccare così non facciamo danni, e con pulisco il timbrino col tappetino, con questo panno, scusate, che avevo preso in fiera a Roma, che era appunto un panno apposta per i timbri, e devo dire che va benissimo perché me l'ha pulito molto bene, quindi riattacchiamo il timbro di qua, perfetto. Quindi vado con la farfalla gli do ancora una passatina. Abbastanza bene. Ora prendo l'altro foglio e qui vado a mettere questo. Ed ecco fatto. Ok,
allora l'unica cosa che purtroppo mi lascia dietro i segni, infatti anche qui settimana prossima dovrò vedere cosa fare. Ecco, se voglio utilizzare gli stamp, devo utilizzare dei fogli più spessi perché purtroppo lasciano il colore. Allora, vado avanti a decorare intanto con l'abiro unicorno che avevo preso da Legami. Vado a scrivere il weekend. Aggiungo qualche adesivo di Pushkin. Mi piaceva ovviamente questo con l'arcobaleno. Perfetto, ora con i Prismacolor vado a colorare un po' gli unicorni. Qualche appunto. Allora, vabbè, in rosso vado sempre a segnare il caricamento dei video su YouTube, quindi stavolta non vi svelo quali saranno i video del mercoledì e del venerdì. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro da ricordare. Ah sì, allora il 20 sono delle offerte un po' cartopazze. Niente, al momento non ho nient'altro da aggiungere. Ovviamente poi man mano aggiungiamo. Allora, infine voglio decorare con una scritta unicorno in stile vintage utilizzando l'etichettatrice che ho comprato. Fa praticamente le scritte in rilievo. È una cosa, diciamo, un po' anni 80, anni 90, perché quando ero piccola io c'era. Quindi vado a comporre la parola, io voglio scrivere unicorno, quindi imprimo. Vediamo se riusciamo a tagliarlo perché ho avuto serie difficoltà. Oh, ok. La prima che avevo provato a fare di etichetta non mi è uscita un granché, fate se vedete. Io avevo dovuto tagliare la mano perché probabilmente non avevo ben capito come si faceva. Allora. Bene, bene, sono contenta, mi piace questa decorazione e andiamo subito ad inserirla in agenda. Ok, quindi questa è la mia decorazione, a me piace tantissimo, spero tanto che piaccia anche a voi, fatemelo sapere mi raccomando con un bel pollice in su e ovviamente nei commenti. Inserisco il mio solito segnapagina e ci vediamo al prossimo video, ciao!